Grazie Presidente. Signora Presidente, dal 29 marzo ad oggi sono passati più di 60 dei 100 giorni che di solito sono quelli su cui un'amministrazione tenta di lasciare il segno su quelli che saranno gli anni che avrà di fronte. In questi 60 giorni, molti consiglieri l'hanno detto nel loro intervento, non c'è stata, non abbiamo visto una visione radicalmente diversa da quelle del passato. Voglio solo accennare però, per esempio, per darne atto all'assessore Buontempo, che le sue dichiarazioni sono state interessanti al di là del merito, ma per quello che ha detto rispetto ad alcune visioni che ci possono essere nel seguito del suo assessorato. Ma la sua giunta fino a questo momento sconta anche il problema di continuare a tentare il bilanciamento e l'equa ripartizione dei posti della sua giunta. Questa non è una polemica, non è una polemica che affascina alcuni di noi, come ha detto nel suo intervento, ma è una vera e propria, possiamo dire, accusa, quello che noi chiamiamo sistema partitocratico, che badi bene riguarda la storia della destra e della sinistra di questo paese. Noi come radicali saremo qui, non essendo mai stati nelle precedenti legislature, né in consiglio né al governo di questa regione, a fare opera di controllo come è nel lavoro di quella che deve essere un'opposizione, ma non solo rappresentando una mera protesta, ma come diceva Giuseppe Rosso Di Vita, tentando di dare e di offrire a questo Consiglio una proposta di cambiamento che passa appunto rispetto al superamento di quello che oggi noi viviamo molto spesso come un sistema sostanzialmente spartitocratico. Noi, lo volevo dire anche al Presidente abruzzese che prima ha richiamato il nostro intervento nominando il nostro gruppo semplicemente lista Bonino Pannella, volevo ricordare a questo Consiglio che il nostro gruppo si chiama Gruppo Lista Bonino Pannella Federalisti Europei. Lo dico apprezzando anche quello che è stato l'intervento della Presidente Polverini nel suo richiamo all'Europa. Noi abbiamo tentato con Emma Bonino di cercare di mettere al centro della politica che avremmo voluto di questa regione l'Europa, portare però il Lazio in Europa è cosa difficile e noi auspichiamo che non avvenga il contrario. Lo dico per certe questioni che interessano i diritti civili e che riguardano in particolare la sanità di questa regione. Dicevo che a proposito di Europa, noi ci chiamiamo federalisti europei perché la nostra storia, l'ambizione di superare quella dimensione nazionale localistica che è tutta contraria a un'Europa e a un federalismo dei diritti umani, laico, cosmopolita, di diversa matrice rispetto a quello identitario che è presente nella maggioranza di questo Paese. Federalisti siamo anche per quanto riguarda la nostra proposta sulla legge elettorale. Noi abbiamo avuto una campagna elettorale difficile, lo ha ricordato nel suo intervento Giuseppe Rosso Di Vita, e la nostra proposta è quella di cogliere per questo Consiglio la possibilità di cambiare la legge elettorale che regola la composizione di questo Consiglio e la nomina e l'elezione della Giunta.
Lo diciamo perché siamo fautori di una proposta che vuole più i rappresentanti dei cittadini legati a quel territorio, a quell'ambiente, a quei cittadini, piuttosto che non legati ai partiti. Molti di noi, tutti noi, a parte quelli eletti nel listino, hanno avuto come avversari principali più quelli che erano nella loro stessa lista piuttosto che gli avversari dell'altra coalizione. È per questo che presenteremo in questo Consiglio, e speriamo che possa avere l'attenzione anche della sua Presidenza, una legge che possa avere un connotato più legato all'ambiente, al territorio e ai collegi elettorali. Dicevo prima che l'Europa potrebbe essere portata qui, nella nostra regione, e per questo le questioni dei diritti civili sono un tema che ci sta molto a cuore. Dal corpo dei malati al cuore della politica è un vero e proprio manifesto politico che si è incarnato nella lotta di Luca Coscioni e Pier Giorgio Welby, due leader radicali che hanno messo appunto al centro della politica il loro vissuto. E io credo che per quel che riguarda la sanità nel Lazio, ma per tutto quel che riguarda le scelte che farà questo Consiglio, si debba tenere a mente sempre il vissuto della persona. Apprezzando anch'io quello che lei ha detto, proponendosi di visitare le carceri e occuparsene in prima persona, le faccio presente che ecco, il vissuto delle persone in carcere è, per quanto ci riguarda come radicali, un vissuto che ci sta particolarmente a cuore. Loro vivono un supplemento di pena che a volte sta proprio nella condizione sanitaria che si vive nelle carceri, nei centri clinici. Molto spesso si ha la situazione per cui gli agenti, la polizia penitenziaria è a un livello tanto basso che non ci sono persone che possano portare gli stessi detenuti in altre sedi per potersi curare, anche per fare piccoli interventi, ed è per questo che la sanità del Lazio dovrà curarsi anche dei centri clinici e delle sale operatorie che stanno all'interno di ciascun carcere. Per quanto riguarda la riforma sanitaria se ne è già parlato, non voglio ritornarci su questo, però credo che l'ha richiamato anche Bonelli nel suo intervento, quella cifra che è intorno ai 130 milioni di euro che è stata quella cifra che è stata illegalmente e illecitamente addebitata alla Regione Lazio, sarà perché c'è stata alla fine un'opera di controllo rispetto a quelle cartelle cliniche che sono state prestazioni di fatto irregolari o inesistenti. Grazie a quel controllo si è potuto avere per adesso un sequestro cautelativo, ma comunque ci potrà essere d'ora in poi un'attenzione maggiore, un controllo maggiore. Ecco, quel controllo maggiore noi auspichiamo possa esserci anche aumentando il controllo e l'investimento su questo, e in particolare riuscendo anche a cogliere i parametri giusti per riuscire a riscontrarlo prima che questo avvenga. È probabile che solo una parte di quei 134 milioni siano quelli che realmente sono stati alla fine irregolari o inesistenti. Ecco. Per quanto riguarda i diritti civili, e vado verso la chiusura, la cosa che ci preoccupa di più è proprio la responsabilità che la sua giunta avrà rispetto alle questioni relative all'RU 486 o all'applicazione della legge 194 sull'aborto.
Per quanto abbiamo con Storace delle vedute totalmente diverse su questo, una cosa voglio dirla in senso positivo per la giunta Storace, che a suo tempo fece una cosa che oggi è meritoria vista da lontano: mandò in tutti gli ospedali una richiesta perché nel giro di 24 ore rispondessero sulla situazione e l'applicazione della legge 194. Si vide che in intere province, in quei capoluoghi di provincia, si effettuavano un numero di interventi tali da non coprire le esigenze di quella popolazione. È una situazione che leva i diritti alle persone che si trovano in quei territori, ma soprattutto non consente il buon funzionamento della sanità nel Lazio, proprio perché c'è poi questo passaggio di territorio in territorio, arrivando poi tutte queste situazioni nella capitale. Rispetto all'R486, un altro passaggio fondamentale di questa giunta, ad oggi sappiamo che sono state le donne che hanno potuto avere accesso all'aborto farmacologico sono zero, sono costrette ancora a dover intervenire in modo chirurgico. Peraltro, la prego Berardo. Concludo. Peraltro l'R486, si sa per studi scientifici, aiuterebbe e diminuirebbe il dolore anche per le donne che dovessero interrompere la loro gravidanza nel modo classico finora effettuato. Chiudo auspicando che le parole del collega Bernaudo possano essere un segnale positivo di riscontro rispetto alla nostra proposta di legge, che vogliamo essere quella dell'anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati, che va a cascata su tutti gli altri organi e le agenzie della regione. Rilanciamo anche su questo. Ci sono, a parte le questioni relative ai programmi aperti che citava Bonelli, per cui ci sarebbe una minore spesa della regione qualora noi acquistassimo solo programmi proprietari, ci potrebbe essere una grande occasione per questa giunta, è quella degli open data. Si chiamano così i dati aperti, ovvero l'amministrazione riesce a, per il suo lavoro, per le spese che fa, a produrre un certo numero di dati. Questi dati alla fine vengono usati solamente per l'amministrazione stessa. Alla fine cosa ci si fa? Li si aggrega e si diventano opuscoli che non sono informativi, ma piuttosto pubblicitari delle stesse amministrazioni, che siano di destra e di sinistra. Ecco, noi vorremmo invertire questa possibilità, perché un'amministrazione deve generare dati e non semplicemente aggregarli. Conoscere i dati di un'amministrazione, quali che essi siano, consentirebbe ai cittadini di essere vicini all'amministrazione stessa e, in un dibattito aperto con loro, potrebbe avere e giovarsi appunto dell'aiuto degli stessi. È per questo che presenteremo una proposta di legge in tal senso, e auspichiamo che il Consiglio su questo voglia aiutare a trovare un vero segnale di cambiamento per la nostra regione. Grazie.